Buongiorno, ormai quando mi vedete in questa posizione e in queste condizioni sapete già che è l'inizio di un vlog, infatti come detto dal titolo oggi vi porto con me nella mia giornata. Diverso però dagli altri vlog è che stamattina non ho il mio tè verde ma ho il tè al limone che non mi piace per niente, però ho aperto la dispensa e il tè verde era finito. Infatti dopo ricordiamoci che andiamo a fare un salto al supermercato. In realtà oggi vi sto portando con me perché quando voi vedete questo video, se tutto va bene, se tutto va bene, perché io è da 2 o 3 anni che non vado in vacanza, perché puntualmente succede qualcosa per cui non posso andare. Quindi niente, se volete vedere le cose in real life andate a seguirmi su Instagram, mi chiamo martina.ballabio. Posto pochissimo, cioè i post ne metto uno ogni e storie. Qualcuna ne faccio, però proprio poche. Magari se sono in vacanza ne posterò un po' di più. Quindi se vi va di andare a vedere cosa sto facendo di là, provate a farci un salto. Niente, tutta sta tiritera per dire che vi registro il vlog oggi, così non vi lascio senza video la settimana in cui sono in vacanza. E in più perché oggi è una bella giornata, perché stamattina alle 11:30, per la prima volta dopo un annetto circa, vado ad allenarmi. E a fare un allenamento serio. Non ho mai fatto, oltre a pole dance, non ho mai fatto, non mi sono mai iscritta in palestra perché è sempre stata, cioè mi sono iscritta tipo per un mese, però mi annoiava tantissimo e quindi ho smesso subito, anche perché non ero seguita da un personal trainer, era proprio una palestra dove vai lì e fai cose, però io non essendo mai andata in palestra, andavo lì, magari facevo tipo tapirulan, però era come farla a casa. E quindi ho trovato questa palestra vicino a casa mia, dove allena uno, massimo due persone alla volta, visto che in questo periodo, anche sotto consiglio della mia nutrizionista che mi ha detto: ok, puoi allenarti, però vai a fidarti a qualcuno che sia esperto, riesca a regolarsi con le tue esigenze, nel senso che non ti faccia perdere peso, eccetera, eccetera. Sono un po' agitata perché appunto non mi alleno da tantissimo e mi rendo conto proprio, mi sento anch'io fisicamente che sono proprio deboluccia. Cioè, per dirvi, l'altro giorno, così per sfizio mio, volevo vedere quante flessioni riuscivo a fare e vi giuro, ne ho fatte tipo 2 o 3 e il giorno dopo avevo mal di braccia, come se avessi allenato le braccia. Cioè, per farvi capire le condizioni in cui mi trovo. Quindi sono un po' agitata perché non so se riuscirò a sostenere l'allenamento, però sono anche fiduciosa perché appunto essendo una palestra di personal trainer dove ti seguono, penso che riesca a stare dietro alle mie Momento esigenze. di preparare lo zaino, in realtà devo mettere dentro tipo 3 cose, però l'unico zaino che ho è questo qua super gigante, quindi utilizzeremo questo. Prima cosa importantissima che se mi dimentico non posso allenarmi è il certificato medico. L'altro giorno alla Decathlon sono andata a comprare un paio di scarpe perché non avevo un paio di scarpe per allenarmi e ho trovato queste qua, in realtà ce n'erano tantissimi tipi. Se dovete andare ad allenarvi avete bisogno di un paio di scarpe che costano poco ed erano quelle secondo me più valide. Perché non erano né quelle da 10 euro né quelle da 60-70, ma costavano tipo 40, una roba del genere. E la marca in realtà non l'ho mai sentita, si chiama tipo Kalenji. Adesso ve la faccio vedere, non so ovviamente come si pronunci esattamente, però è questa qui. E c'erano un sacco di colorazioni. In realtà sono andata alla sezione da uomo, pertanto io ho il 39-40, e ho trovato lo stesso modello bianco. Perché da donna c'era tipo verdino, rosa, nero, blu, insomma, non colori che mi facevano impazzire. Queste qua bianche e verdine invece mi piacevano un sacco, quindi alla fine ho deciso di prendere queste. La cosa che mi piace di più è che qua sulla linguetta c'è una striscia che è tipo cangiante, in base a come la girate diventa tipo verde, viola, blu, insomma, molto carino. Ovviamente non sono le Nike super fighe, però così da palestra secondo me sono carine. Borracciona con l'acqua, anche se in realtà quando mi alleno non mi piace mai bere perché poi mi viene da vomitare e niente, però magari prima o dopo comunque la tipa della palestra mi ha detto di portarla, quindi la porto. Zaino pronto, scendiamo a far colazione. Classica colazione con fette biscottate e caffè latte con il latte di mandorla. Il problema è che non mi viene più la schiumetta del cappuccino. Non so se avete provato a guardare i miei What I Eat in a Day, ma mi veniva una schiumetta non perfetta, invece ora mi vengono solo bolle. Comunque le fette biscottate con sopra i lamponi sono veramente buonissime. Diciamo che fare la colazione non è stata proprio
l'idea del secolo, però se non l'avessi fatta sicuramente sarei svenuta dopo un secondo, quindi niente, forse avrei dovuto farla un po' prima, in effetti. Prossima volta farò meglio. A parte questo, adesso ci cambiamo perché una decina di minuti, massimo un quarto d'ora, andiamo. Questo è l'outfit, top della Nike, pantaloncini sono di H&M e sono bellissime perché qua sono tutti pallini e non hanno le cuciture. L'unico problema è che se non li svolto indietro, non so, sono troppo alti, qua mi rimango molli, non mi piacciono. E niente, New Balance e calzini della Nike, anche se in realtà poi le scarpe appunto ricambio. Come maglia ho messo questa di Shein, però mi piace un sacco perché oltre ad essere super over ha anche le maniche lunghe. In più dietro ha queste ali bellissime. Allenamento finito, dopo ve ne parlo meglio. Adesso sono venuta un salto all'S lunga perché, come vi dicevo prima, mi mancano delle cosine. Strano ma vero. Io tutte le volte vado tutti i lunedì a fare la spesa, puntualmente mi dimentico qualcosa, puntualmente poi devo ritornarci. Scendo un secondo a prendere due cose e poi andiamo a casa a pranzare. Ok, eccomi. Allora, come è andato l'allenamento? Tra l'altro fatemi sapere nei commenti se vi fa piacere che vi porto anche con me in questa fase di recupero, nel senso che finalmente, penso di poterlo dire, è iniziata. Io facevo pole dance, ho dovuto stopparmi per un periodo e adesso finalmente ho di nuovo il permesso di allenarmi e quindi ovviamente devo iniziare molto gradualmente perché già oggi mi sono spaventata, ho detto oddio adesso cosa faccio, mi stava facendo fare il riscaldamento che consisteva nel 2, 3, 4, 5 minuti, adesso non so quanto tempo sia passato di cyclette e vi giuro che già mi bruciavano le gambe, cioè quando sono scesa da quella cyclette lì mi tremavano le gambe e quindi ho detto mo come faccio a sostenere un allenamento di un'ora se 3 minuti di cyclette mi fanno bruciare le gambe e in realtà no, poi alla fine è andato benissimo, lui è stato gentilissimo, mi ha fatto fare proprio esercizi super blandi, super tranquilli, sono veramente veramente felice, infatti penso proprio che acquisterò il pacchetto delle 5 lezioni. Il fatto di tornare a allenarmi è una cosa, cioè proprio quando sono uscita lì stavo proprio bene, che è lo stesso discorso che facevo nel vlog scorso e non lo so, sono cose che veramente vi fanno staccare la testa e vi fanno stare bene. Appena finito di pranzare ora prendo in mano il mio libro, che mi mancano veramente pochissime pagine a finirlo, quindi vado giù un po' al sole a leggerlo, visto che in teoria si sta da Dio perché c'è il sole e c'è l'arietta. Eccoci fuori, ora mi impossesso, non so se mettermi sul lettino o sulla sdraio, no, penso proprio che mi metterò sulla sdraio per leggere, è più comoda. Poi mi sa che pomeriggio più tardi vado al cinema perché è da un po' di giorni che c'è fuori Ariel, il film, La Sirenetta, e non sono ancora riuscita ad andare a vederlo e quindi mi sa che vado perché se aspetto ancora un po' lo tolgono e non lo vedo, anche se penso che ci sia anche su Disney Plus, però beh, al cinema è un'altra roba. Sto morendo di caldo, quindi l'ultimo capitolo lo leggerò con i piedi in piscina sperando che non sia congelata. Sì, congelata. Ho appena finito di leggere il libro e visto che ho 5-5 minutini prima di cambiarmi e andare al cinema, volevo ringraziarvi tantissimo perché anche se so che non siamo in tantissime, però veramente sotto ogni video, ma anche su alcuni messaggi su Instagram, mi scrivete sempre, magari con i video vi tengo compagnia, o che ormai sono come una vostra amica, e vi giuro che questi messaggi mi riempiono il cuore, ma tantissimo, cioè non potete capire quanto mi faccia piacere, perché la verità è che anche voi mi tenete un sacco di compagnia nelle mie giornate, per questo ultimamente sto facendo spessissimo i vlog. So che sono frasi banali e voi direte, cioè 3.000 iscritti, chi ti caga? E invece, cioè, a me anche quelle due persone, quei messaggi che ci scambiamo su Instagram, per me veramente valgono tantissimissimo. E quindi nulla, piccolo momento smirato che inizia e finisce qua. E adesso vado a vestirmi. Outfit super super semplice, ho i pantaloncini di Zara, maglia di Zara e le Converse. Definire questa ossessione per gli umani. Vorrei solo saperne di più. Ne sai fin troppo.
Ne so poco e niente. Non si può neanche salire in superficie. Perché devi essere così testarda come tua madre? Sono sua figlia. Ok, eccomi. Allora, questo film effettivamente è bello, nel senso che le grafiche, tutto fatto bene, un po' le canzoni un po' però lungo. Cioè la storia è proprio breve, è una storia, diciamo, dei bambini, quindi non è tanto articolata, eppure l'hanno fatto durare 2 ore, cioè ci sono veramente tantissime parti magari vuote, cioè veramente nel primo pezzo di film non succede nulla, però a parte questo, andare al cinema sempre bello. Ora mi cambio, ceno e basta, e poi sto cenando e visto che sto mangiando pollo, mi è venuto in mente che mi sono dimenticata di dirvi che io sto cercando ininterrottamente le salse di Prozis, quella teriyaki, la barbecue e quella dei lamponi, e sono esaurite e c'è scritto che rientrano il 3 di luglio e io non ce la faccio aspettare perché le voglio subito, sono quelle zero di Prozis. Su TikTok le ho viste tantissimo, andate a dargli un'occhiata se non le conoscete, devo aspettare. E niente, nel frattempo voi fatemi sapere se le avete provate o no e se sono buone o no, perché se no aspetto così con trepidante attesa per nulla. La giornata è finita, il vlog è giunto al termine, ora io mi metto a letto e guardo un po' di tele. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un enorme bacione, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao ragazze, bacini.